Via. Leggermente sovraesposta, ma come negativo è buono. Bisogna tenerle così. Per cui io adesso faccio due scatti di negativo, siamo a 100 ASA, e uno lo faccio anche a 50 ASA, per cui pronti per la ripresa. Aspettiamo che passino le macchine. E adesso facciamo un altro scatto, ma modifico leggermente il diaframma. Ecco qua. Quando si cerca in uno spazio di fotografare un soggetto, lo spazio stesso, succede che uno si sposta, guarda, guarda lontano, vicino e fa dei movimenti strani, una sorta di danza, una sorta di gestualità tipo quella del rabnomante che va alla ricerca di qualcosa che non si vede. Per la fotografia, fino a che non c'è, non si vede. E usando una macchina di questo genere, dove si inquadra attraverso, diciamo, il vetro smerigliato col panno in testa, con il capovolgimento aiuta la composizione perché astrae un po'. Io fin da bambino ho sempre disegnato bene, ci sono stati anche dei piccoli concorsi col Corriere dei Piccoli, queste cose. Quindi avevo una facilità manuale, mi esprimevo forse meglio con la matita, con i gessetti, eccetera. E quindi è stato quasi inevitabile a un certo punto, dopo le scuole medie, fare il liceo artistico. Nel corpo docenti, c'era anche architettura, il liceo artistico, c'era un docente, un professore. Io ho visto che quasi tutti quelli che hanno seguito i corsi di questo docente, che era, si chiamava Foresti, hanno scelto architettura, io tra di loro. Quindi non era, il fatto di arrivare a architettura non era una scelta profonda, meditata, così. A quell'età è un po' difficile, spesso molti studenti cambiano poi durante l'università. E io l'ho scelta per una sorta di inclinazione naturale nel disegnare e nel, come dire, rappresentare lo spazio, interpretare lo spazio, e quindi mi sono trovato poi al Politecnico come studente. Io ho cominciato a fotografare da studente, cioè durante gli anni dell'università, ma intendiamoci, cominciato a fotografare vuol dire, non vuol dire niente, cioè ho cominciato a prendere in mano una macchina fotografica come credo, non dico il 90%, ma il 100% delle persone. Non conosco nessuno che non abbia preso in mano una macchina fotografica prima o dopo, e quindi non avrei mai pensato di fare il fotografo. Però durante gli anni della mia frequentazione al Politecnico arriva il 68, quindi in pochissimo tempo, in pochissimi mesi, buona parte degli studenti prendono coscienza che il mondo è cambiato, che sta cambiando, che bisogna rimetterseli a pensare e a ripensare anche un futuro, a ripensare anche una condizione soggettiva e personale all'interno della società e anche all'interno dell'università come parte fondamentale della società. E poiché non si disegnava più, perché il disegno non serviva, nessuno faceva dei progetti di architettura, di interni e di esterni, ma si facevano delle esperienze sul campo, si leggevano delle cose, si parlavano con delle persone, si andava a vedere le case occupate, si cercava di mettere insieme, come dire, culture diverse. La fotografia era sicuramente un modo per creare un documento di questi rapporti, perché alla fine, se no, tutti questi rapporti rimanevano un po' così. La fotografia era un modo, come dire, veloce, immediato, direi moderno lo è stata molto prima anche, però da noi riscoperto moderno, come dire, contemporaneo più che altro, di testimoniare il rapporto con questo tipo di realtà. Thank you.
bello così, eh? Il modello di questo atteggiamento, di questo modo di essere, era nei grandi fotografi che in quel momento ci venivano alla ribalta e che noi conoscevamo attraverso delle mostre. C'era questa galleria, il Diaframma, nata nel 66, diretta da Gianfranco Colombo, che è stato il punto di partenza. Prima di Gianfranco Colombo c'era forse una fotografia amatoriale con delle punte interessanti di riferimento, di documentazione su qualche rivista, però Lanfranco è riuscito a creare veramente un punto vero, un punto fisico, dove quando c'erano delle mostre importanti venivano anche gli autori anche dall'America eccetera, e noi li toccavamo, li parlavamo, li vedevamo, e quindi lì era nato, come dire, si era costruito un interesse e un sentimento profondo. Per cui c'erano i fotografi italiani, anche importanti, come Ugo Mulas a Milano o come Gianni Berenguerdin, che poi è diventato in qualche modo mio maestro, perché la persona attraverso l'amicizia l'ha frequentato per anni, ancora adesso appunto siamo amici, quindi dopo tutti questi anni, e che è stato fondamentale, come dire, avere un fotografo importante che faceva già dei libri, che era impegnato socialmente e quindi era un punto di riferimento, per cui stargli vicino, come dire, dava fiducia, era diventato il vero docente, era lui, quindi anche se lui non ci avrebbe, ma anche oggi non lo dice, insomma, quindi. Senti che giornata calda, eh? Il mestiere del fotografo ha sempre questi problemi, ma in Puglia era peggio però, eh? Che a me ricorda il buco del Bocù. Ah sì, è vero. Quando Marco Ferrero ha girato il film. Viene sempre in mente che se non ci fosse stato lui, diciamo, nel percorso della mia vita quando ero studente, a influenzarmi col suo lavoro, forse non avrei fatto il fotografo. E quello che ho imparato da lui e che conservo come una cosa molto preziosa, di cui sono assolutamente sicuro e non mi stanco anche di dirlo a dei giovani fotografi, perché è un valore che non bisogna dimenticare, è questo rispetto nei confronti del soggetto e delle cose. Vale anche per gli edifici, per lo spazio, per il paesaggio, cioè il modo in cui si guarda la realtà, il modo dolce, il modo attento e, come dire, di comprensione, di rispetto con le quali si guarda quello che sta al di là dell'obiettivo, è uguale per tutti. Naturalmente è più difficile vederlo, diciamo, su una situazione senza persone che non il contrario. Noi possiamo fotografare una zona drammatica, periferica, in un modo forte, duro, chiaroscurato, e farla diventare un inferno. Oppure possiamo farla diventare un qualcosa che, pur conservando questo tipo di realtà, di informazione, però non eccede, come dire, non stravolge lo sguardo. Cerca, anzi, al contrario, di trovare una posizione di attenzione e di concentrazione al di là di qualsiasi dramma. Fondo lì e giri sinistra, ti fermi. Possiamo partire? No, io penso veramente che il grattacielo Pirelli sia un'opera molto importante, una vera icona per Milano, per i cittadini, per i milanesi, per gli architetti e non dimentichiamocelo, per i fotografi di architettura, che forse sono pochi, ma è molto importante. Un po' come la Torre Velasca, costruita nello stesso periodo, e sicuramente anche per il Duomo di Milano.
se immaginiamo la città, come spesso mi viene in mente di paragonare, come un corpo, un grande corpo enorme, dilatato, il Pirelli veramente ha il senso simbolico, diciamo, di un ago, no? Di un ago dell'agopuntura, e che concentra una grande energia, perlomeno visiva, no? E infatti, diciamo, da certi punti di vista, ogni tanto questo edificio leggero, verticale, slanciatissimo, emerge nella struttura della città visiva. Oggi un po' meno, perché la città è molto edificata, però se si sale in un punto alto, lui è sempre lì visibile. E questo, come dire, è come un monumento, come dire, un po' salvifico. Il mio lavoro di fotografo diventa a tempo pieno dal 73 in poi, quindi fotografo, faccio fotografie commerciali, faccio still life, in particolare lavoro per gli architetti e soprattutto anche per l'industria del design, perché le cose sono molto legate. Però continuo sempre a tenermi, come dire, avendo avuto dei maestri come Berengo ed altri, continuo, diciamo, ad avere sempre degli spazi per me. E quindi capisco che la fotografia è un progetto di arte, è un progetto di impegno sociale, e quindi il fatto di lavorare come fotografo per vivere, per avere una dimensione professionale, non mi precludeva lo spazio per fare degli progetti personali. Nella primavera famosa del 78, durante il weekend di Pasqua, una luce bellissima, eccetera, io ho lavorato nel quartiere Vigentina e ho trovato, non c'era nessuno, e ci c'erano questi luoghi un po' abbandonati, così, diciamo, alcune fabbrichette, capannoni, eccetera, abbandonati dalla gente, senza le auto parcheggiate, come dire, c'era una luce straordinaria che metteva in evidenza proprio la forma e la texture, proprio la materia, la pelle, diciamo. E io li ho fotografati con questo silenzio che avvolgeva lo spazio che io percorrevo, e quando ho sviluppato i negativi e abbiamo stampato le foto, ci siamo accorti veramente di questa differenza estetica. Questa luce fortissima, pulita, con il vento leggero. Lì c'era tutto un insieme di cose, perché la luce era accompagnata da un vento leggero, da un primo tepore, c'era un tepore già della Pasqua, eccetera. Quindi c'era una condizione ottimale per stare a osservare. Io lì non lo sapevo ancora, ma stavo già praticando l'esercizio della contemplazione che avrei imparato dopo con la missione della Datari in certi luoghi della Francia del Nord, cioè osservare con attenzione il paesaggio cercando di introiettarlo, di farlo aderire alla, come dire, alla tua dimensione percettiva. Quindi non è lo sguardo veloce del fotografo che cattura una scena che vede, è stare in un posto e guardare di più. In realtà si è trattato di fare un lunghissimo lavoro sull'area industriale della mia città, cioè quello di registrare con la fotografia, come se fossero delle carte d'identità, i luoghi e gli oggetti, come si dice appunto in gergo architettonico, che riguardano la cultura industriale. Ci troviamo qua in Piazza Missori, che è a due passi da Piazza del Duomo, una piazza bellissima, anche se non è una piazza molto nota, perché non ha dell'architettura importante, ma a me piace molto appunto perché è una piazza, come dire, non importante, ma che ha ancora un valore di armonia, lo spazio è equilibrato, si può camminare, osservare. Dunque, quando ho fatto questa ripresa mi sono messo un po' più indietro, ho cercato di prendere lo spazio in un modo centrale con le quinte.
Ecco, a questo proposito si potrebbe dire che la centralità non è solamente quella visione estremamente simmetrica con un punto di vista, prospettiva centrale, eccetera, ma è una centralità, se vogliamo, un po' nascosta, che sta a metà tra quello che tu percepisci camminando e quello che vedi. A volte, come dire, la composizione sembra anche disequilibrata, ma in realtà ha una sua armonia e un suo equilibrio. Io il lavoro delle fabbriche lo finisco nell'80, faccio una mostra nell'83. Questo lavoro viene visto da alcuni osservatori francesi, da un particolare da un critico d'arte, poi diventato amico, che è Jean-François Chevrier, diventato, come dire, anche un personaggio molto importante per questo tipo di cultura fotografica, il quale mi porta a Parigi, mi invita in questo grande progetto che era in costruzione, la Mission Photographique della Dattar. La Dattar ci chiede di lavorare molto lentamente, ci dà 6 mesi di tempo. E durante questi 6 mesi di sviluppare il progetto che viene proposto dal fotografo stesso, considerato artista, diciamo, anche lì quando è stata detta questa cosa, almeno io da italiano ero un po', come dire, preoccupato di questa definizione. Ho pensato subito a dei viaggi, degli itinerari molto lunghi. Mi piaceva molto fare un lavoro sulle ferrovie, però lo aveva già conquistato come progetto Sophie Restel-Hubert di Ferrovia. Poi alla fine ho deciso di fare questa cosa perché mi piaceva lavorare sul bordo del mare e stavo già maturando in un modo più o meno spontaneo, forse non dichiarato, l'interesse proprio per i porti, di cui poi avrei continuato il lavoro con un'altra avventura. E quindi io in 6 mesi ho fatto tutta la parte fino alla Normandia, fino alla Bretagna esclusa, quindi dalla Bretagna, tra il confine tra Bretagna e Normandia e le Mont Saint-Michel. Ho fatto prima un lunghissimo sopralluogo di questi circa, mi sembra, 500 chilometri con una macchina di piccolo formato per 2 ragioni. Uno perché volevo registrare il territorio così e l'altro perché ero, diciamo che avevo un po' paura. Avevo capito che era un lavoro molto importante, sarebbe cambiata la mia vita nella fotografia e quindi non sapevo bene come prenderlo. Per cui ho detto cominciamo a fotografare tutto, poi vediamo. E allora mi sono fatto questa lunghissima cosa. Il risultato sono 6 album, questo qui è uno dei 2 finali, saranno 3-4 mila fotografie, di cui però il 90% è in piccolo formato che poi non ho mai usato, mentre l'ho fatto in 2 viaggi. Gli altri 3 viaggi li ho fatti lavorando con una macchina a banco ottico, a pellicole piane, 10x12 a cavalletto. Io il paesaggio non l'avevo. L'avevo guardato e avevo visto, mi ero accorto che il paesaggio era interessante, però la mia concentrazione era sui luoghi urbanizzati. E allora così ho fatto lo sforzo, diciamo, tra virgolette, di cominciare a salire, scendere le colline, avvicinarmi alle falaise, guardare, entrare in quel mondo che fino a quel momento per me era un mondo di bellissime cartoline. C'è stato, come dire, c'è stato un momento, direi, topico. Questa no, questa, eccola qua dov'era. Questo posto, questo luogo straordinario, sono due, questo qui è un confine, questo fiume è la Somme divide la Picardia dalla Normandia. Allora di qua abbiamo le Tre Porte, di là abbiamo Mers-la-Bain. Io qui sono su una collina delle Tre Porte, fotografo verso est e praticamente cosa si può dire su questa foto? Intanto si può dire che mi ricorda un film, e cioè mi ricorda l'Andrei Rubliov di Tarkovsky
esattamente nella parte finale, nelle ultime sequenze del film. È il momento in cui viene eretta la campana che viene costruita come simbolo della pace del futuro, e questa campana, diciamo, rappresenta in un modo intensissimo e commovente la speranza del futuro, quindi la positività, se vogliamo, diciamo, della vita, che si materializza, si fisicizza nella forma del paesaggio e nel lontano e soprattutto nell'infinito, cioè quella linea profonda che sta lontano, dove uno mette la mano e non arriva mai, no? Però nella fotografia lo può fare perché lo tocca, no? E questa è una foto dell'infinito. Qui ero salito, visto che era molto bello, ho fatto delle foto, eccetera. Però a un certo punto, qui si vede il bianco e nero confonde moltissimo, però crea un'immagine diversa. Ma qui c'è una tempesta in corso, il cielo era pieno di nuvole che correvano velocemente, ogni tanto si apriva uno spazio, un buco, diciamo, nella massa delle nuvole, usciva un raggio, illuminava il mare, faceva vedere che le onde erano molto forti, c'era molto vento, quindi c'era molta energia nell'aria, no? E questa energia, come per magia, alla fine io ho capito che si era collegata alla terra, al luogo, eccetera, alla luce, e aveva impregnato anche lo sguardo, chi guardava. Se uno guardava e stava lì, entrava nel flusso dell'energia, ne era immediatamente complice. E siccome io stavo facendo una fotografia, quindi improvvisamente ho visto, ho capito improvvisamente che cos'era il paesaggio, che forza aveva, che energia. È come se improvvisamente mi fossi risvegliato da una sorta di miopia infinita e avessi capito una cosa elementare che però prima non conoscevo. Nel mio lavoro milanese l'infinito non c'è mai, perché si nasconde dietro le case stesse. Cioè i soggetti delle mie case, quando non è l'oggetto stesso, la stessa architettura, raramente lo è, o comunque lo è parzialmente, ci sono le altre case dietro. Cioè il cielo di Milano è sempre, come dire, bloccato da una prospettiva edificata. Lì in Normandia, o Normandia, diciamo, il nord della Francia, io ho toccato l'infinito. Questa cosa, il paesaggio, la natura è talmente ricca, no? Di eventi, di frammenti, di energia, che tu, insomma, solamente star lì, non ti viene più fame, eccetera, sei lì completamente in presa diretta sulla percezione. Ecco, questo è un tipico contesto di un'area della Piccardia. Questo qui deve essere Forma O, dove abbiamo queste spiagge che si prolungano all'infinito. Qui c'è il fenomeno delle maree, per cui in certe ore della giornata, in certi giorni, il mare si ritira, bisogna fare chilometri e poi lentamente arriva. Era molto interessante vedere la forma del lontano, quindi le strade che si potevano raggiungere l'orizzonte, poi questi oggetti isolati e questi deserti. Quindi quando l'architettura, quando l'urbano prende il sopravvento, nel lavoro della Francia c'è sempre la prospettiva, la fuga, diciamo, verso lo spazio naturale, cosa che mancava a Milano alle fabbriche. Quando ho visto questo luogo, mi sono abbassato fortissimo col cavalletto per dargli un po', come dire, farlo diventare un luogo quasi tra sogno e realtà, un po' metafisico, se vogliamo. Da quel momento in poi io, come ho fatto a Milano quando ho scoperto la luce, ho cercato di rivedere le periferie in quel modo lì, qua ho cercato di rivedere il paesaggio sempre così. A volte l'ho rivisto, a volte no. Allora, ci siamo attaccati, andiamo in fondo. Abbiamo Porto e Terminal Traghetti.
22 un trentesimo. In questo caso l'inquadratura è molto semplice, nel senso che una cartolina è la visione diretta, è un rettangolo posto sull'orizzonte dove io decido quante informazioni dare, cioè quindi se usare un obiettivo stretto o largo, se un grandangolare o un teleobiettivo, e cerco di avere il massimo di equilibrio. Quindi l'artificio della veduta è ridotto quasi a zero. È il luogo stesso che suggerisce dove stare, cosa vedere. È tutto impostato, secondo me, direi anche improntato alla massima semplicità, quindi l'orizzonte spesso sta in mezzo, può stare più alto o più basso in funzione di se il cielo è interessante o interessante quello che c'è sotto, e la distanza è lo stesso, e quindi è una visione collettiva calma, no? Dove tutto si rallenta. Bello, questo qui non è male. C'è tutto il giochino grafico degli affari bianchi e neri, l'edificio al centro. Bello qui, Vediamo questo con una casetta sotto, che scorpacciate di foto. Qui tentano superare il 70 che diano le multe, ci sono i lettori. Vado Tony, eh?
Eccoci qua. È un po' densa. Lei è esposta giusta, però rispetto all'altra fascia di orizzonte basso con la sabbia, qui si impasta un po'. Arrivo su. Sì, dai, tirala su. Anche se è piccola, va bene, meglio tirarla su. Insomma, giusta, equilibrata. C'è solamente quella parte centrale lì che è un po' grigiosa. Sì. Beirut è stato un lavoro forte, quanto meno. Sì. Sofferente, bellissimo, e drammatico, però anche emozionante. Era la prima volta per me, è la prima volta che mi sono trovato in un teatro di guerra, anche se poi la guerra era finita. Il progetto di Beirut nasce da una scrittrice libanese, Dominique Hedeh, figlia di un grande urbanista, Raymond Hedeh. Costruisce un gruppo di osservatori, di critici, di storici, di persone legate al mondo dell'arte e cerca di costituire un gruppo di fotografi molto importanti e molto noti che vanno a Beirut nell'autunno del 91 per documentare in un modo molto libero la parte centrale della città, che era quella, come dire, colpita, diciamo, dagli scontri, perché era una cosa, è una condizione irripetibile nella storia, cioè la fine di una grande guerra e l'inizio di una ricostruzione. Io ho avuto la fortuna di trovarmi dentro in questo gruppo di pochi autori. Mi ricordo che c'era il grande Robert Frank, no? Appunto uno dei personaggi in cui è ruotata la storia della fotografia, Joseph Kudelka, René Bourret. Io all'inizio ero preso dal panico, soprattutto per il fatto di registrare il mio modo di lavorare, perché ero stato chiamato per questo. Ero l'unico fotografo nel gruppo che lavorava in cavalletto e lavorava con una macchina di grande formato. Per cui io dico, ma che cosa faccio qui, fotografo delle rovine, eccetera? Insomma, avevo dei problemi di tipo etico anche, non cercavo di capire qual era il giusto, se c'era un giusto, no? E mi ha aiutato un amico di Dominique, anche Dominique stessa, che hanno visto il mio disagio, mi hanno fatto capire che io non stavo di fronte a una città morta e completamente sparita, ma stavo di fronte a una città ferita, la cui immagine era completamente visibile. E per dimostrare questa cosa qua mi hanno portato all'ultimo piano dell'hotel Hilton, che era naturalmente un hotel senza le pareti, con le macerie così ad ogni piano, e abbiamo, guardando avanti, praticamente lui, questo Selim si chiamava, mi dice, tu stai vedendo una città, ma che impressione hai? Io dico, ma è distruzione. Dice, no, dice, guarda bene, se tu guardi da vicino vedi questa roba qua, ma se tu guardi lontano vedi una città, diciamo, che non è molto diversa dalle città del sud Europa o del sud Italia, cioè se guardi Napoli o Palermo, le case sono bianche, grigie, sono un po' fastellate, hanno molte, sono un po' disordinate come qua, hanno le antenne, hanno le cose paraboliche, hanno... Per cui vedi che lì c'è la vita, poi c'era del fumo che usciva, eccetera. Allora lui praticamente mi ha fatto capire che la distruzione che io vedevo era una distruzione, come dire, di pelle, come se la città fosse stata colpita da una malattia della pelle, della lebbra, non so, da qualcosa che l'aveva in qualche modo scarnificata, ma la struttura, lo scheletro, no? L'ossatura è ben presente, e in effetti aveva perfettamente ragione. Io il giorno dopo ho iniziato a fotografare come se la città fosse lì viva, ancora, quindi con la sua struttura evidente, quindi non mi sono fatto condizionare così dal dramma, diciamo, della guerra, l'ho considerato come una cosa che faceva parte del paesaggio, ho fotografato la città così come la si vede, come se fosse un'architettura, dove era contemporaneamente, questo è importante, visibile la struttura fisica della città e la sua distruzione, ma nessuno delle due eliminava l'altro.
senso di vuoto, diciamo, nella città io spesso lo vado a cercare per concentrarmi e leggere lo spazio. Lo spazio diventa attore. Nel mio lavoro il dramma sembra che sparisca, in realtà il dramma è tutto visibile, però è visibile anche un qualcosa che è stato identificato da chi poi ha scritto, ha ragionato, eccetera, in particolare dai libanesi, perché i libanesi si ritrovavano in questo modo di fotografare la città come era prima, nel senso che malgrado le ferite la città non aveva perso la sua identità, lo spazio era lì a raccontare un pezzo di storia. Alberto, sei lì? Fatto bene a venire. Così. Fatto bene a venire. Abbiamo del lavoro di Mosca. Ecco Gabriele, guarda. Questo è il titolo? Sì. Spieghiamo come è nato il lavoro. Quindi dalla nostra collaborazione, un architetto, un fotografo, uno studio sul disegno della città, sul fatto che le torri sono a corona, sull'anello del Calzò, dovevano avere un centro che non è mai stato costruito, il Palazzo dei Soviet. Ecco, questo oggi lo dirà anche De Magistris, però siccome a noi serve per lanciare, diciamo, lo sguardo e anche, come dire, che poi sarà il motivo ricorrente fondamentale del lavoro, è importante ribadirlo. Certo, bene. Perché hanno un radicamento con la struttura urbana della città di Mosca fortissimo. Tac. Ecco, perfetto. Ecco, allora qui adesso abbiamo sul monitor due immagini che sono state scelte provvisoriamente, ma forse in modo definitivo, per le copertina e la controcopertina del libro e che rappresentano proprio i due approcci alla città, no? Quello della quarta di copertina, che è in bianco e nero, così anche per diversificarsi, e quello classico dove uno degli edifici, in questo caso il MID, che è il Ministero della Difesa, si vede inquadrato da livello terra, in mezzo anche una strada stretta. E questo quindi è una visione che considererei, come dire, tradizionale, eccetera. Dall'altra parte, che è la copertina, è anche un po' quella nuova, è una visione da uno dei punti di vista alto, dove c'è questa idea anche dell'atterrare sulla città osservandola in un modo un po' rapido, però cercando di cogliere degli equilibri tra profondità, struttura edilizia, quindi tra proprio è una osservazione del corpo, esattamente come quando fa un anatomopatologo che vede il corpo disteso, lo guarda e dice delle cose molto precise, anche troppo esagerate. Io qua non dico delle cose precise, ho delle impressioni, però osservo questo enorme corpone moscovita disteso, che non ha edifici compatti alti, che è molto organizzato, anche un colore di fondo, che è un colore monocromatico, ogni tanto staccato da questi rossi bellissimi degli edifici costruttivisti, con un traffico enorme che una volta non c'era, e con la presenza di pubblicità anche di grande scala come questa, e che una volta non c'erano, per cui la copertina racconta sicuramente la Mosca di oggi, molto come quando la fotografia documentaria ha questa caratteristica che non può mai dimenticare, non può esimersi da raccontare quello che vede, e soprattutto, diciamo, c'è questa visione che è un po', se vogliamo, poetica, questa un po' di libertà di planare sulla città, di leggerla, diciamo, da lontano. Questi due aspetti, il leggere dal sopra, diciamo, in uno spazio esteso, e leggere dal basso in uno spazio compatto, sono due forze, no? Due traiettorie di sguardo
fondamentali, irrinunciabili per poter fare l'esperienza visiva dello spazio urbano. Al di là delle richieste della galleria, vediamo di decidere noi cosa ci interessa. Più di 30 fotografie lì non ci stanno, anche di taglio grande. No, questa qua sicuramente ci vuole. Poi questo, diciamo, nuovo corso così, no, con la visione dell'alto. Sì, diciamo adesso per adesso, poi rivediamo tutto alla fine. Quella la prendiamo, sì. Poi prendiamo anche quella dove si vede il Golden Gate, quella lì, sì. Questo mi piace molto, perché contiene un po' tutto, contiene la visione lontana delle tre porte, col punto di vista vicino, poi è presa anche un po' verso il basso, quindi è come se riassumesse in una foto tantissimi anni di esperienza e di sguardo sui paesaggi lontani urbani. E poi anche questa luce doppia, no? Questa zona d'ombra, questa zona in luce. C'è molto verde davanti, prova a vedere un taglio orizzontale qua. Sali su con un nero fino a far sparire il primo piano lentamente. Questo lavoro della Silicon Valley è stato fatto l'anno scorso per incarico del questo grande museo americano, diciamo, avendo grande ammirazione e stima per come la fotografia è stata trattata fin dalle origini in America. Mi si sono sentito molto impegnato in questa cosa, ho cercato di fare, adesso forse un po' troppo, però è fare una via di mezzo, no? E quindi è arrivato questo interesse nel mio lavoro e che si è, poi materializzato in una mostra, però questa mostra non era l'espressione, di lavori precedenti miei, di tipo antologico o di una cosa specifica, era una prova della mia esperienza sul sito, no? Presso di loro. Per cui mi hanno chiesto di fare un progetto, di fare un lavoro, diciamo, in America, poi quello sarebbe stato il contenuto, quindi solamente quello, con una selezione, un libro, una mostra. La mostra al MoMA di San Francisco. E sono partito e poi abbiamo passato moltissimo tempo nel parlare con delle persone, vedo gente, parlo, giro, faccio così. Poi quando il tempo cominciava, a scapparmi sotto i piedi, quando praticamente guardando l'orologio e l'agenda cominciavano a venirmi i brividi, ho cominciato a partire e a lavorare come un pazzo, facendo praticamente più di 5.000 chilometri in un mese, quello che rimaneva del mese. Ho ricostruito quello che è la mia indagine fotografica preferita, cioè quello dello spostamento, di un percorso, di un viaggio dentro uno spazio. Avendo naturalmente un inizio e una fine, era molto importante stabilire i limiti, no? L'A e il B di questa avventura, di territoriale. Allora, come inizio ho scelto un luogo dentro la città dal quale partire. Questo luogo si chiama Soma, che vuol dire Soft of the Market. La Market è una strada, poi la vediamo sulla carta, dove praticamente una strada in diagonale rispetto alla pianta ortogonale della città. Da lì, vicino verso il mare, c'è una zona che è in grande trasformazione, una zona ex industriale, che a un certo punto è diventata un luogo dove sviluppare le aziende di internet negli anni 90, come il boom di questa tecnologia. E poi, questo mito è un po' crollato, che si è consumato velocemente, e adesso c'è un terzo rilancio, che è quello di luoghi, studi di artisti, architetti, una terza funzione. C'è una fotografia qui che si legge molto bene, questa o quest'altra. Se non sbaglio, una delle primissime foto scattate, perché si vede questa zona un po', ex industriale, con edifici formalmente, poveri, e sullo sfondo, mentre downtown, che è la città finanziaria. Adesso
adesso magari li vediamo sulla carta se volete, perché qua qui abbiamo la carta di San Francisco che è girata dall'altra parte, eh. Questa qui è la parte centrale della città, qui abbiamo downtown, gli edifici alti, e qui abbiamo questa strada che si chiama Market Street, che è l'arteria principale. Questa è la zona di Soma e poi si scende per le due strade, forse lo vediamo meglio qua. 101 che costeggia la baia e 280 che è più, diciamo, collinare ed è vicina anche a zone agricole e paesaggistiche. Si scende e si costeggia questa lunga penisola che arriva praticamente nel centro più importante, che è San José, che oggi ha più abitanti di San Francisco. Il mio compito era quello di dire come raccontare questa grande area. Ho fatto una scelta, di quella di evitare di raccontare gli edifici delle grandi aziende, quindi non ci sono Apple, Google, Cisco, ma c'è il paesaggio e ci sono le residenze. Mi interessava vedere come abita la gente in queste zone. Per cui tutto il lavoro è on the road, proprio all'americana se vogliamo, e sono prese in considerazione alcune tipologie abitative fino ad arrivare alle ultimissime, che sono quelle dove la città finisce e c'è un territorio vuoto. I luoghi di confine, i margini di una città, le zone industriali, oppure le zone monumentali, quello che corre lungo le strade principali, il rapporto tra strade principali e strade secondarie, il rapporto con la geografia, insomma tantissimi elementi che caratterizzano un po' la struttura morfologica di un abitato. Ecco, io ne prendo alcuni di quelli che mi interessano di più, di quelli con i quali magari ho sviluppato nel tempo una maggiore confidenza, un maggiore rapporto, come dire, di familiarità intesa sul piano delle riprese fotografiche, e li collego da una città all'altra. Questa per me è una zona magica, molto importante. Sono contento che siamo arrivati qua. Questo quartiere si chiama quartiere Vigentino, comunque lì c'è la via Ripamonti, è tutto un quartiere ex industriale che sta di fianco alla via Ripamonti. Sono quelle vie che praticamente nel 1978, io quando ho iniziato a fare questo lavoro poi chiamato Milano Ritratti di Fabbriche, sono stato il primo incontro con questo tipo di tessuto urbano, e da lì poi è nato il mio interesse continuo per anni e anni e anni per la città, per il tessuto urbano in generale e anche per il tessuto industriale. Che bello questo, abbandonato.